Buongiorno a tutti, dal vostro Roberto Nitro di Swiss Nitro Racing. Oggi mi hanno chiesto di commentare e dire la mia opinione sulla nuova BMW M2 appena presentata, quindi del 2022, che sarà nei showroom nel 2023. Ma prima vi invito a supportare e iscrivervi al nostro canale Swiss Nitro Racing. Adesso via con la sigla. Swiss Nitro Racing. Non è mia abitudine commentare e cercare di descrivere le macchine dalle fotografie. Mi piace provarle alla guida, avere la possibilità di sentirle e di sentirle nella guida sia a livello misto, anche se non si può provare in pista, ma magari in una stradina di montagna, curve contro curve, per capire il bilanciamento e l'handling soprattutto della macchina e il tipo di guida che va utilizzato. Ma questo al momento non è possibile per nessuno, perché i mezzi saranno comunque testabili dal prossimo anno o comunque vicino a Natale. Al momento non sono ancora presenti nei showroom. Stiamo parlando della BMW M2 2022. Macchina che sicuramente è una macchina rivoluzionata rispetto all'M2 Competition che avevo provato tra l'altro nel Valsecchi GP Tour, GP Experience, e che mi aveva impressionato soprattutto a livello di handling, compattezza, dinamicità e percorrenza di curva, anche se non mi aveva entusiasmato come motore. La ritenevo sempre una macchina, insomma, nonostante la cavalleria 410 cavalli, una macchina comunque piccolina, ma andava bene per la pista, quindi una macchina per divertirsi soprattutto nel misto, un vero coupé. Questa, che è derivata dall'M240 che abbiamo già visto, è naturalmente più grande. In più, quello che io non capisco di questo tipo di auto è il fatto che è aumentata ancora di più nelle dimensioni, 4 cm in più di larghezza e 4 cm in più di lunghezza rispetto all'M240, che già era comunque una miraglia, e quindi perde secondo me il senso un po' del coupé. Già in questa immagine possiamo vedere che è un coupé, ma un coupé gran turismo. Non tanto ha perso secondo me queste le doti di compattezza e quindi di dinamicità che secondo me aveva la vecchia M2, e soprattutto l'M2 CS, che già aveva 450 cavalli, era un bel ferro, un bel mezzo. Questo tipo di auto invece secondo me è un po' più ammiraglia, nonostante le due portiere la camuffano da falsa sportiva. E l'altro inghippo che devo dire su questa auto è il peso, perché già era pesante l'M240, e infatti chi l'ha provata al Nürburgring ha detto che il corpo freni è messo troppo sotto sforzo e quindi risente del peso. Questa è ben 130 kg in più, quindi raggiunge a secco, anche se continuo a dire che il peso a secco ha poco significato, 1725 kg, poco significato perché vuol dire con a bordo le persone arrivare agevolmente alle 2 tonnellate di peso, che per me sono un'esagerazione per una macchina sportiva, anche una macchina sportiva che è comunque una macchina da 460 cavalli, quindi di cavalleria ne abbiamo effettivamente tanta. 3000 V6, il motore è l'S58, che è il motore già presente nell'M3 e nell'M4, e solo che su questo tipo di mezzo secondo me non ha senso, perché dovrebbe essere un mezzo piccolino, compatto, e questa non lo è. Poi possiamo vedere nella parte anteriore che sono state aumentate naturalmente le prese d'aria, sono diventate più grandi. Questo naturalmente per cercare di portare aria sia al motore ma anche al corpo freni. Invece la zona dei fari è una zona
che rende la macchina estremamente filante, quindi una macchina aggressiva nell'anteriore. Nel posteriore, secondo me, sì, ci sono quattro tubi, c'è queste finte prese aerodinamiche e c'è questo diffusore che naturalmente agevola il discorso aerodinamico con questa leggera, così alettone, definito da ducktail, quindi a coda d'anatra, che dà questa sportività. Però è una macchina che, come avevamo visto già nell'M240, è una macchina che o piace o la si odia, non ha secondo me le mezze misure. Ripeto, comunque la parte che a me crea sempre qualche dubbio è l'aumento di peso e l'aumento delle dimensioni, che non la fanno più una macchina sostanzialmente piccola media, quindi una macchina che dovrebbe essere compatta e dinamica per un pubblico magari anche più giovane. Poco importa il fatto dell'optional del tetto in carbonio che diminuisce 6 kg di peso la macchina. Naturalmente la base è cambio manuale, il che è ottimo per questo tipo di auto, anche perché è da prendere secondo me così, anche perché il cambio automatico aumenta ulteriormente, mi sembra, se non mi sbaglio, 22-24 kg in più la macchina e ne abbiamo già fin troppo di peso. L'altra cosa che passando agli interni, questa è una specie di commento, una first impression della macchina, perché naturalmente non posso darvi così le mie sensazioni di guida, proprio perché non si può ancora guidare. Ecco, l'interno mi lascia un po' perplesso perché innanzitutto ha fatto questo monitor curvilineo che dà l'idea di essere in un simulatore. E quello che noi cerchiamo sempre di batterci nei nostri corsi di guida cerchiamo di batterci sul fatto di far capire al nostro pubblico, ai nostri clienti, che in pista non è un simulatore, non è un videogioco, ci si può far male veramente. E questo ricrea sostanzialmente, secondo me, l'habitat del videogioco. Sarà sicuramente apprezzato da un pubblico giovane, giovanissimo, perché ha dentro tantissimi giochini, però uno rende la macchina, a mio giudizio, poco sportiva. E ci sono dentro innumerevoli giochini elettronici che naturalmente piaceranno ai più informatici e ai più giovani, però ecco, dà una sensazione che secondo me è pericolosa del fatto di trovarsi in un grosso videogioco e quindi di magari esagerare anche sull'onda dell'estrema elettronica che c'è in questa macchina. Anche il fatto, per esempio, del Drift Analyzer, che è il dispositivo che c'è sopra nell'auto e che permette di guardare, analizzare l'angolo di drift, di regolarlo in base all'elettronica, tutte cose che funzionano e sono sicuramente utili se uno sa fare drift. Ma se uno non sa fare drift, praticamente passa la palla al computer. Quindi non impara niente, quando perde la macchina non la sa più riprendere e magari finisce contro il muro e fa degli estremi danni. Quindi è importante, secondo me, lasciare queste cose, la possibilità di inserirle e disinserirle e di non avere questo controllo massiccio sulle macchine sportive dell'elettronica. Proprio perché è vero che con questo sistema si portano le macchine sportive alla guida di tutti, ma è anche un problema portarle alla guida di tutti, perché vuol dire che finisce in mano anche delle persone che non sono competenti, non la sanno gestire e magari esagerano troppo sull'onda del fatto che ci pensa tanto l'elettronica e poi sono effettivamente danni. Bellissima la marcetta. Della 6, ci sono 6 rapporti per il manuale, molto bella, molto aggressiva, molto corta, che rende la macchina estremamente sportiva, visto che le dimensioni
non fanno questo, non rendono per 4 metri e 58 di lunghezza, secondo me la macchina è un po' troppo lunga. E quindi bellissima la marcia, bellissimo anche i rifinimenti in carbonio. E sicuramente la cavalleria, come ho detto, essendo 460 cavalli, ci sarà notevolmente più spinta, notevolmente più potenza, 550 Nm. Quindi la macchina sicuramente viaggia, questo non è dubbio. Però bisogna vederla sotto sforzo, perché tutto questo peso, se il corpo freni non è effettivamente ottimale o non resiste ad altissime temperature, si possono avere spiacevoli sorprese. Anche i fari sono effettivamente ben inseriti nel discorso della carrozzeria, hanno una linea molto sinuosa, anche se comunque sono più piccolini. Le solite rifiniture M2 nelle portiere, abbiamo poi il corpo vettura che con i grossi passaruota che rendono subito la macchina aggressiva e quindi dimostrano che comunque è una serie M a tutti gli effetti. Bellissimo gli interni in carbonio, i sedili in carbonio che fanno parte naturalmente del pacchetto più avanzato e più costoso. La macchina è come tutte le M autolimitata a 250 km/h, però con il pacchetto M Driver ha la possibilità di toccare i 285, che volendo non è una velocità di punta esagerata per un M. Però sicuramente ce n'è per poter spingere. Ecco, questo è tanto per darvi una prima occhiata e un primo parere su questo tipo di auto, che secondo me ha delle pecche. Poi bisognerà vedere in pista come si comporta o comunque in su percorsi un pochettino dinamici e dove bisogna sfruttare la fisicità della vettura, però l'hanno fatta come sempre aumentando le dimensioni, aumentando il peso, sì, aumentano i cavalli, però ecco, potrebbe cercare creare un danneggiamento nell'handling della macchina e soprattutto se poi i freni M non sono super performanti, dover metterci mano se uno la utilizza in pista anche nel corpo freni, mettendo su un apparato molto più performante per poter supportare il peso, che 1725 kg, quindi diciamo quasi 2 tonnellate di peso con su gli occupanti, è effettivamente troppo, secondo me, per un M che dovrebbe essere compatta. Bene, il nostro video per oggi finisce qua. Dite se vi è piaciuto, commentate, dite la vostra. Iscrivetevi e supportate il nostro canale Swiss Nitro Racing. Se questi tipi di video vi piacciono, naturalmente possiamo farne degli altri direttamente commentando le fotografie dei nuovi mezzi che escono fuori in anteprima. E ricordatevi anche il nostro canale Instagram, hashtag Swiss Nitro Racing. E alla prossima, ragazzi!